Cara signora, sono stato veramente fortunato a incontrarla qui. Cara la viva! Generale. Cosa mi parlo? Le autorità si fanno sempre desiderare. Sua moglie è qui da mezz'ora, sa? Se l'abbiamo fatto, non è un'autorità. Buongiorno, generale. Benvenuto a casa nostra, anzi. Come va la situazione che hanno finito sulla vita? Rapimenti, colpi di stato? Dove va se legge sull'arma? Non si sentire stupidaggini di mio marito. Chiamo il tesoro! Oh, cara. Vado a prendere un drink. Vabbè. Sei arrivato per ultimo come sempre, come nella vita, come nell'amore. Per 9 giorni non avrai il mio corpo. Mi raccomando, concime stallattico, altrimenti le camelie si incazzano. D'accordo, arrivederci. Allora, vuoi diventare il mio amante, sì o no? Non ce la faccio più ad aspettare. Non è che mi dispiace, io sono sposato e tu anche. Non c'è ragione che potrà tenere l'impeto del mio corpo. Ti do 9 giorni di tempo, e dopodiché può accadere qualsiasi cosa. E noi, gente di sinistra, l'abbigliamento non ha tanta importanza. E poi diciamo la verità, io vestito così sono fuori posto, ma guarda che qui dentro c'è tanto fumo, ma arrosto un po' pochino, Ma capisco con il fronte del prete e facciamo col petto. Che la pace sia con voi. E con il tuo spirito. A me seghine api. E vedi, sta attento, perché queste mani sono piccole ma sono corte, ma sono come due bagliette, faccio palpe a bassetto, pelle contro pelle, aspetta. Che cosa mi consiglia? Dottore, io opterei per questa. Di come fatta? Pane, ovo, salmonella, timo, sale, pepe e una polveratina di cacao. Il cacao te lo mangi te, io mi faccio questa. Senta, dottore, io, nel depilare di là, sono scivolato e mi sono tagliato via tutto. Ma lei è la mutua? Sì. No, guarda, allora mi dispiace, ma deve morire. È la frase. Grazie mille, dottore. Ma te le devo? Non ho niente, non ci vedevo d'accordo, non si preoccupi. Grazie.